il campionissimo! Vado a accendere. Vai Fabio! Comincia adesso dal sacello di Durugi, Monza a Pontelandro per arrivare qui alla camminata dell'amicizia. Ecco Fabio Frivoli che dà ufficialmente inizio alla camminata dell'amicizia. Uno, via! È partita la 17ª camminata dell'amicizia. La 37ª edizione della Camminata dell'Amicizia della nostra famiglia di Bosisio Parini è una realtà guastata quest'anno dal maltempo. Erano un po' di anni che il maltempo non si faceva notare da queste parti, ma per Pier Felice Redaelli, l'organizzatore coordinatore della manifestazione, è un motivo di soddisfazione nonostante tutto. Sì, perché tutto sommato 10.000 persone le abbiamo viste partire, forse anche di più. Adesso ovviamente non potremmo essere precisi sul numero dei partecipanti. Però ecco, tutto sommato, nonostante il maltempo, la gente sensibile è arrivata, perché questa manifestazione oramai, come ben sapete voi di Televalassina, che colgo l'occasione per ringraziarvi perché siete sempre presenti, è sentita e, come dico, c'è tanta sensibilità in giro, basta saperla scovare. Ecco. Quante persone sono alla partenza? Beh, penso un 10.000 circa, adesso ripeto, il numero preciso non lo si potrà mai sapere, perché tanta gente si iscrive, poi non ritira il premio e quindi come fai a sapere? Questo potremmo saperlo quando avremo il risultato dei biglietti venduti, però anche questo non è un dato significante, perché tanta gente compra il biglietto soltanto per solidarietà, poi non partecipa, ecco. Comunque, nonostante il maltempo, la macchina organizzativa non si è fermata. Qui c'è tutto, il programma non sembra subire delle limitazioni. No, beh, ovvio, noi prepariamo tutto in virtù della bella giornata sperata, che poi sia maltempo, beh, peccato, pazienza, però la macchina organizzativa funziona come se fosse bel tempo, tant'è vero i ristori ci sono tutti, i giochi ci sono tutti, ecco, l'unica cosa che può subire variazione è l'aspetto post camminata, che di solito noi facciamo uno spettacolo sul palco che ovviamente salterà se per caso dovesse piovere ancora alle due, verso le due, insomma, ecco. Vogliamo elencare brevissimamente quelli che sono gli enti, le associazioni, i gruppi impegnati e magari fare qualche ringraziamento dovuto? Beh, ringraziamenti, ci vorrebbero un paio d'ore a ringraziare tutti. Ringrazio tutti gli sponsor, tutte le persone che si danno da fare oggi e nei giorni scorsi a preparare tutto quello che voi state vedendo. In effetti, come ho avuto più occasione di dire, ci sono 45 responsabili e più di 600 persone che oggi lavorano in queste condizioni. Grazie e buon lavoro, Felice. Grazie Gippo, grazie ancora a Televalassina. Ciao. Testimonial e tedoforo della manifestazione Fabio Tripoli, che abbiamo ai nostri microfoni, e olimpionico anche a Pechino, un motivo di soddisfazione sia per Tripoli che per quanti si stanno impegnando nella manifestazione, la presenza qui nonostante il maltempo. Ma devo dire che, come ho detto prima al signor Felice, a vedere così tanta gente che parte a camminare sotto l'acqua è veramente un gran piacere, anche perché
è una cosa a sfondo di solidarietà e la gente magari ha capito proprio il vero senso della manifestazione. Certo, se c'era il sole era un'altra cosa. Vogliamo dire chi è Tripoli a chi ancora non lo conosce? Ma io, diciamo, corro nel ciclismo paralimpico e sono in nazionale da 10 anni e in 10 anni ho vinto parecchie cose. Le cose, diciamo, che spiccano di più sono le 5 medaglie olimpiche, 2 Atene e 3 alle ultime Paralimpiadi di Pechino. Giù dalla sella, Tripoli ha qualche esperienza dal punto di vista podistico? Sì, io ho corso tanto in montagna, è una mia passione, siccome io sono di Mandello dell'Ario e con le spalle la grigna, sono un appassionato di corsa in montagna. Chiaramente con la mia attività non riesco a mettere assieme le due specialità, però la mia passeggiata in montagna, la mia corsetta d'inverno soprattutto, la faccio spesso. Secondo classificato è già arrivato prima un'edizione, mentre l'amico Gervasini con grande gioia. Ecco Gervasini, chiediamo subito un'impressione a caldo di questa sua vittoria. Vieni anche tu Molteni, vieni. Allora Gervasini, esprimi la tua felicità. Sono contento, finalmente una volta tanto riesco a riuscire a vincere questa gara che sembrava quasi nel destino che dovessi arrivare o secondo o terzo, stavolta l'ho spuntata. Grazie all'impegno e comunque il Molteni che è arrivato secondo mi ha dato molto filo da torcere. Allora ecco Molteni, secondo classificato, lui invece questa manifestazione l'ha già vinta, per cui arrivare secondo... Non dico che ci sia un velo di tristezza, ma sarai soddisfatto comunque, vero? No, sono soddisfatto, visto l'allenamento che ho fatto quest'anno negli ultimi mesi. Guarda, già ho battuto gente che non pensavo di battere, quindi è già oltre le mie possibilità fatta. Complimenti anche a Molteni, secondo classificato. Grazie, ciao. Peccato, altro amico carissimo della nostra famiglia, che poi questo ha un cognome doc, si chiama Redaelli. Ed è terzo classificato, anche tu hai già fatto un terzo posto se non sbaglio. Sì, ho fatto un paio di volte terzo, quindi sono un habitué di questa gara. Ci tengo sempre a essere presente per dare il mio contributo. Nonostante la giornata, oggi ho visto un bel numero di partecipanti. No, beh, sono stati veramente tanti. Però adesso confidami una cosa, 2 volte terzo, ma per arrivare primo cosa che deve grandinare? Ma guarda, per andasse sempre così sarei contento. Guarda, sono felicissimo perché so che tu sei contento di questo tuo piazzamento. Ti aspettiamo alle 10:30 sul podio per ricevere l'ambita premiazione. Grazie ancora Marco. Ragazzi, scusate, un'impressione sul percorso. Il percorso è molto duro, poi ci è messo insomma. È giusto, come percorso è giusto. Rispetto alle gare solitamente che facciamo sulle strade, che sono piatte rispetto a questa qua. Dipende da che gare fai, scusa. Però chi ha vinto ha sempre ragione. Giusto, ha ragione lui. Ok. Grazie ragazzi.